prima fila tutta italiana con Antonio Giovinazzi a suo fianco, Stefano Cucco. Stefano Cucco che tra l'altro è in lizza per il titolo, velocità sufficientemente bassa per il gruppone con Giovinazzi che mantiene la prima posizione, ma c'è già un energy all'attacco, niente da fare, deve piegarsi al volere di Antonio Giovinazzi, il pilota della PCR, della scuderia PCR, della rinnovata scuderia PCR, appunto deve piegarsi al suo volere. Sami Luca che si trova in seconda posizione, qualche fuoriuscita di pista, comunque poco ci importa, più che altro rimaniamo con l'obiettivo. Ronny bravissimo sulla testa della corsa dove Stefano Cucco tenta di agguantare la seconda piazza ai danni di Luca che però si difende no bene, benissimo per il piacere del patron della Energy Corse. Michele Mick Panigada invece là davanti, la PCR continua a comandare il gruppo con Antonio Giovinazzi e i suoi motori Parilla, il suo motore Parilla, poi un altro Parilla a chiudere il terzetto, un Parilla che evidentemente adesso ha preso la scia e ha guadagnato anche metri sul TM di Sami Luca e quello del team MGM di Mauro Pozzi, guidato, condotto, spremuto da Stefano Cucco che stacca bene, ricordiamo categoria KF2 dotata anche del freno anteriore, stacca bene ma esce male, tant'è che Sami Luca si riesce ad affiancare sul rettilineo che poi conduce al tornantone e riesce a riportarsi in seconda piazza. Vedremo se la staccata del tornantino sarà uno spazio buono per tentare l'attacco. Cazzo, gli ha chiuso, ho detto cazzo, figa, ho detto cazzo. Pazzo, ho detto pazzo, però gli ha chiuso la porta in faccia in malo modo, tant'è che si è infilato anche Damiano Fioravanti davanti a Stefano Cucco. Forse Stefano non dovrebbe prendere certi rischi in questa fase di gara, è chiaro che tutti vogliono mettersi addosso lo scudetto di inseguitore, di primo inseguitore del battistrada Antonio Giovinazzi, però forse è il caso di mantenere il sangue freddo anche perché Stefano Cucco è leader del campionato, di conseguenza deve pensare anche alla classifica, alla graduatoria della WSK Euro Series e si tratta solo della prefinale, ricordiamolo, prefinale KF2, quindi Giovinazzi, Sami Luca, Stefano Cucco, poi Damiano Fioravanti e Pavel Rudakov. A seguire Victor Sendin e Satien Tiracul. Satien Tiracul che è andato fortissimo settimana scorsa nell'Europeo e che è stato squalificato per una partenza non conforme, o meglio si è preso 10 secondi di penalità che lo hanno relegato chissà dove in classifica e gli hanno tolto la vittoria. Chi ha vinto invece settimana scorsa è Sami Luca che adesso è secondo in classifica. Giovinazzi vuole prendersi una rivincita dopo il brutto start di settimana scorsa e quindi vuole assolutamente dimostrare che settimana scorsa, se non fosse partito così male, si sarebbe portato a casa la vittoria, mentre in odore di subire un attacco Sami Luca decide di tirare la staccatona a Giovinazzi, tant'è che Cucco si ritrova un po' spaesato perché si stava infilando all'interno di Sami Luca, ma il pilota belga ha fatto ancora meglio e ha infilato Giovinazzi che a questa volta è stato inforcato anche da Cucco stesso, quindi Sami Luca, Giovinazzi in terza posizione, Cucco lì in mezzo a fare il cacciottone nel panino e così arriveranno sul traguardo in un trenino che ormai però comprende altri vagoni che non sono più i primi tre ma anche il quarto, il quinto, il sesto, il settimo. Nella fattispecie si continuano a scambiare in posizione i vagoncini, dicevamo con Cucco che adesso passa in prima posizione davanti a Sami Luca, poi abbiamo Giovinazzi in terza piazza e poi Satien Tiracul in quarta. Alle loro spalle ci sono Fioravanti, Sendin e Oruzev che continuano invece a Rudakov, scusate, sto sparando dei nomi a caso, dicevamo a scambiarsi di posizione.
Lucco adesso sembra voler tentare la fuga nei confronti di Sammy Luca, anche se Luca forse galvanizzato dalla vittoria di settimana scorsa vuol dimostrare di non aver ricevuto dal cielo questa vittoria nell'europeo, bensì di essersela meritata, e soprattutto vuole ben figurare anche nella KF2. Ronny, scusami se ti disturbo mentre devi seguire comunque con un occhio il sorpasso di Satien Tiracul ai danni di Giovinazzi, scusami se ti disturbo, ma tu meglio di me, mamma che brutta situazione per Giovinazzi, che è appoggiato praticamente a Satien Tiracul ma riceve da Senden delle belle ruzzatine. Senden che si infila brutto come la fame il sorpasso, intendo dire, nel senso che di cattiveria, di forza bruta, bruta, si infila all'interno di Giovinazzi e si porta in quarta posizione. Dicevamo Cucco che è in lotta per il titolo, però che posizione, che situazione ha? Bisognerebbe tenere d'occhio, non mi ricordo come si chiama, Igor Ruzev, che è il suo rivale in campionato, anche se comunque ha parecchi punti. Ci sono parecchi punti di differenza tra i due, mi pare più di 20. Quindi bisognerebbe vedere dov'è Igor Ruzev. Ruzev probabilmente corre in un altro campionato, no, a parte gli scherzi, è in nona posizione. Quindi, per carità, vedere com'è sfilacciato ormai il gruppone. È lì nella seconda parte del gruppo degli inseguitori. Vediamo che dal primo al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo sono praticamente tutti molto vicini, e poi abbiamo un altro gruppetto composto da 6-7 carte che sono inseguitori. Quello che però al momento sembra essere più in forma è proprio il battistrada Stefano Cucco, che non cede un millimetro a Sammy Luca, il quale tra un po' forse vedrà arrivare alle proprie spalle Dan Hart Satien Tiracul, che fa anche il giro veloce e lo toglie a Cucco, che lo aveva appena sfilato tra l'altro alla Gatting, la Gatting che però procede un po' attardata visto che partiva dalle retrovie e che nello start non è sicuramente stata avvantaggiata dalla posizione di partenza, appunto, quindi ha dovuto costruire un po' la sua gara in rincorsa e in rimonta. Stefano Cucco di tutti questi bei discorsi se ne frega ampiamente. Sappiamo benissimo che Stefano Cucco in questo weekend ha in mente solo due cose, e la seconda è la vittoria del campionato WSK, perché la prima ci è parso di capire che inizia con V, che inizia con V e finisce con Isser, giusto? Ma queste sono gossip da paddock che poco interessano gli spettatori, un po' come quello della Pellegrini, che l'ha data a tutti in Cina, lì dove caspita c'erano i mondiali di nuoto, l'ha distribuita come il camoglio all'autogrill praticamente. Ma queste sono storie appunto parallele che poco interessano lo sport e poco interessano la competizione di questo campionato WSK, che sta strabiliando per il successo in tutti i sensi, a 360 gradi. Basti pensare che è stato un successo di iscrizioni di piloti che hanno frequentato il paddock nei vari appuntamenti della stagione 2011, una ennesima conferma di successo appunto di questo campionato, che diventa ormai il banco di prova più impegnativo. Perché? Perché porta a spasso ben 5 categorie, KF1, KF2, KF3, KZ1, KZ2, dicevamo, le porta a spasso in giro per l'Europa in 4 appuntamenti sui circuiti veloci e meno veloci, sui circuiti con allunghi e con meno allunghi, tortuosi con curve veloci, qualunque genere di condizione, con il caldo come oggi o con il freddo come mesi fa. A Napoli, quando piove, e anche lì siamo riusciti a vedere chi era il migliore, e in KF2, allo stato attuale delle cose, sembra essere Stefano Cucco ancora leader della gara. Un campionato, dicevamo, che ha portato davvero
tutti i protagonisti ancora, tutti i campionati ancora aperti per quanto riguarda le varie categorie. Ieri abbiamo assegnato il primo titolo, quello di KF1, con la vittoria di un Nyck de Vries formidabile. Oggi Nyck de Vries nelle manche non ha brillato, forse a causa anche di qualche tuca di troppo. Sta di fatto che vedremo se riuscirà a sfilare il primo posto ad Albon. Albon oggi stra in forma anche per rivincita nei confronti di tutto e di tutti, visto che ieri è stato messo fuori gioco anzitempo senza potersi giocare neanche la carta della rimonta in extremis sul pilotino olandese Alexander Albon dell'Intrepid Driver Program, che appunto è stato tamponato in finale 1, è stato messo fuori gioco, non ha potuto neanche giocarsi la vittoria. Dicevamo, un paio di ritiri intanto in compagnia a braccetto per Russell e non so chi altri, mentre ci avviciniamo al traguardo dell'ultimo giro. Passano adesso sul rettilineo di partenza, arriva i protagonisti di questa corsa, con Kuko che appunto si appresta ad affrontare l'ultima tornata, mentre la Gatting riconquista il miglior giro della corsa con un minuto netto, 963 millesimi. Sami Luca in seconda posizione, Tartan, Satien Tiracul, Tan Aert, Satien Tiracul, no Tartan, e poi Victor Senden e Giovinazzi che è scivolato in quinta posizione, poi Max Kling, B. Silver, Fioravanti, Oruzev, Rudakov e MacLeod. Stefano Cucco ancora al comando in una gara che ha voluto anestetizzare dopo un iniziale battibecco con Sami Luca, Giovinazzi e non so chi altri. Ha messo in riga tutti Stefano Cucco e si appresta a raggiungere per primo il traguardo di questa finale 1 della USK Euro Series qui a Zuera, quarto round per la categoria KF2. In seconda posizione Sami Luca, poi Satien Tiracul, Senden, Giovinazzi, Kling B. Silver, Fioravanti, Rudakov, Oruzev e Tionen in decima posizione.